Pacillo Casa Store, arredamento per interni ed esterni ed un grandissimo centro Euronics. 6.000 metri di esposizione di elettronica e di arredamento per tutti, tutto insieme. Pacillo Casa Store, sentitevi a casa vostra. Costruire la qualità con serietà e responsabilità. Ditrani è impresa leader nella ristrutturazione, costruzione e vendita diretta di nuovi immobili nella provincia di Foggia. Ditrani Costruzioni garantisce l'applicazione delle più moderne tecnologie, dal design alle rifiniture, dal giardino con area giochi alla raccolta differenziata e al risparmio energetico. Gentili telespettatori, buonasera, nuova puntata di A Bordo Campo, il Marcianise frena, allora ne approfittano Taranto, Brindisi e Monopoli che ha travolto letteralmente il malcapitato Manfredonia. Di questo e tanto altro parleremo nel corso della puntata e vi preannunciamo anche una sorpresa per gli amici di Biceglie. Vi presento subito i nostri ospiti in studio a partire dal direttore sportivo Franco Ciuffreda, buonasera. Buonasera a tutti. Il nostro opinionista Antonio Tasso. Buonasera a tutti. Matteo Mancini per Puglia Calcio 24. Buonasera a tutti. E allora Antonio, proviamo a commentare questo pesante 1-4 del Manfredonia. Francamente devo dire che non me l'aspettavo, anche se era possibile, visto che il Monopoli è una delle squadre che sono state molto attive sul mercato, mentre il Manfredonia è stato sì attivo, ma per tamponare delle defezioni che c'erano state. E tutto lasciava pensare che il Manfredonia potesse portare positivamente in porto questo incontro, visto che è passato in vantaggio e visto che poi ha subito un pareggio che forse, a mio parere, potrebbe essere stato determinante per il proseguo della partita, con un rigore che, a mio parere, per usare un eufemismo, appare molto dubbio. Però poi le cose sono precipitate, il Monopoli poteva contare su una panchina molto determinata, infatti se alla fine vogliamo dare un titolo a questo incontro, il Monopoli vince con la panchina, perché in effetti sono andati in gol tutti i giocatori che sono subentrati, mentre quelli che sono subentrati da parte Sipontina non hanno lasciato il segno. Alla fine stiamo qui a commentare un 4-1 che mi sa tanto di gemellaggio con quel 4-1 che subimmo con il Taranto, dove praticamente gli avversari del Manfredonia, leviamoci un attimo super partes, dove gli avversari del Manfredonia hanno goduto delle lacune che la squadra sipontina purtroppo e talvolta anche in maniera imbarazzante ha evidenziato. Ecco Antonio, nel mirino anche alcune decisioni di Franco Cinque, secondo te come le commenti? Diciamo che io ho sentito anche dei pareri in tribuna stampa e effettivamente qualche cambio non è stato felice e non è stato condiviso. È chiaro che col senno del poi possiamo dire di tutto, bisognerebbe sapere da Mister 5 che cosa intendeva fare con quel cambio. Certo, alla luce di quanto si è visto, probabilmente Michele D'Ambrosio non sarebbe dovuto uscire, perché comunque in quel momento abbiamo consegnato il centrocampo agli avversari, così come anche discutibile è la direzione di gara del signor D'Ascanio, che non è stata, diciamo, ineccepibile dal momento che ci sono stati degli episodi. Mi piace ricordare quel retropassaggio non sanzionato nel corso del secondo tempo, lo stesso calcio di rigore, qualche fallo di troppo fischiato al Manfredonia e non agli avversari. Insomma, non è stata una direzione di gara. Voi lo sapete, chi mi ha seguito nelle varie trasmissioni, di solito non parlo mai degli arbitri. In questo caso diciamo che la sufficienza non è stata meritata dal direttore di gara. E comunque, per ritornare alla domanda originaria, sì, col senno del poi alcuni cambi non sono stati felici. Ecco, hai menzionato questi due episodi in particolare, proviamo a dare un'occhiata a questi due episodi. Il primo riguarda un episodio appunto ai primi minuti del secondo tempo, quando si era ancora sullo 0-0, un retropassaggio di un difensore del Monopoli al proprio portiere, che controlla in un primo momento con i piedi e poi la prende con le mani. Ecco, vi chiedo, era fallo 2 in aria questo, evidentemente? Assolutamente, a mio parere assolutamente sì. Franco. Secondo me no, perché la regola dice che con la coscia la puoi dare. Ma non è con la coscia? No, con la coscia.
Allora, ok, bene. Secondo... Ma se lo possiamo rivedere, mi è parso con i piedi. No, stavo proprio là vicino a vedere. Adesso abbiamo l'opportunità di rivederlo. Con la coscia. E quindi in questo caso è regolare. È regolare, okay. Come lo puoi dare con il petto. Rivediamo ancora un attimo. E col ginocchio, effettivamente. Allora guardate, io vi dico certamente io allora le immagini non ci aiutano, certamente Franco diceva che lui era in posizione felice, quindi ha visto bene. Noi dalla tribuna stampa sovrastante se vedi nessun giocatore del Manfredonia, solo protesta per questo. Sì, beh, in effetti okay. Potrebbe essere. Dalla nostra parte ci è parso, allora chiedo venia per questa segnalazione di questo errore dell'arbitro che evidentemente è proprio così. Sì, e sì, invece sì. Adesso rivediamo il tanto discusso episodio del calcio di rigore concesso al Monopoli un minuto dopo il vantaggio dei Sipontini con Gentile. Questo episodio ha fatto molto discutere, calcio di punizione di Laboragine, poi c'è un presunto contatto tra i due Esposito, il difensore del Manfredonia e il difensore del Monopoli. Cadono due giù in aria del Monopoli e qui vi chiederei anche una vostra opinione in merito. Secondo me il rigore è inesistente, perché la palla già ce l'ha in mano il portiere, anche che sono caduti. Secondo me è inesistente. Anche tu? Mi sono espresso prima e mentre faccio retromarcia per l'altra, perché non avevo visto l'immagine ovviamente, quindi sono caduti quasi al limite dell'area. Un ottimo scoop da parte della trasmissione, aver fatto vedere le precedenti immagini. In questo caso sono d'accordo con Franco, a parer mio non c'è calcio di rigore. Ecco, abbiamo rivisto attentamente le immagini, c'è una trattenuta ma lievissima, ma ne accadono tantissime nel corso di una partita, però al di fuori dell'area, poi la sensazione che Esposito del Monopoli si lascia andare abbastanza, no? Lateralmente. Sì, però ma Esposito del Monopoli non poteva arrivare su quel pallone, anche se è stato la palla già ce l'aveva il portiere. Secondo me non inesistente. Troppa severità. Ma al di là di questo episodio che si può discutere tranquillamente, l'abbiamo fatto in maniera molto tranquilla, perché insomma le immagini parlano chiaro. Il rigore molto probabilmente è stato generosamente concesso. Ecco, ma secondo te... scusa. Per me è inesistente, appunto. Non generosamente, ma proprio è inesistente. Okay. Non esiste, giusto per non esiste. Quanto ha condizionato questo rigore la gara del Manfredonia, Franco? Ma questo non lo so, perché sull'1-1 ha fatto dei cambi, Franco, che secondo 5 che voleva vincere la partita, togliendo D'Ambrosio, mettendo a Del Prete, ha cambiato anche il modo di giocare, dal 4-3-3 è passato a un 4-2-3-1, con le ripartenze hanno trovato spazi enormi, Monopoli, come diceva Antonio, con i nuovi entrati gli hanno fatto la differenza, perché secondo me la sostituzione quando è entrato Corvino in quella zona sono diventati parecchi pericolosi. E se non due dei quattro gol sono usciti proprio da quella zona. Da quella zona, sì, è così, è così. Del resto Corvino è un signor bomber, è un lusso per la panchina. Evidentemente non era, anzi lo sappiamo per certo, che non era in perfette condizioni fisiche, ecco perché è partito probabilmente dalla panchina. Però perché il primo tempo giocavano tutte e due con lo stesso modo, 4-3-3, il Monopoli voleva fare la partita, però... non ci riusciva, voleva dare i tempi alla partita, però le occasioni, quelle poche occasioni le ha avute il Manfredonia, l'occasione di Laporta, nel primo tempo sì, e sia quell'incursione di Carminati che l'ha messo al centro, che è stato respinto dal portiere del Monopoli con Miracolo, i piedi. Sì. Poi il secondo tempo ha iniziato bene il Manfredonia, è andato in vantaggio. Ha avuto prima del gol ha avuto anche l'occasione con Carminati che ha tirato fuori e poi dopo questo rigore si è visto solo i Monopoli. Ecco, a mio modo di vedere sono due gli aspetti preoccupanti. Il primo è questo crollo mentale e forse atletico dopo aver incassato il secondo gol da Monopoli.
E poi l'incapacità di fare gioco, cioè si nota l'assenza di un play in mezzo al campo, anche un cambio passo nella tre quarti, manovra offensiva lenta, prevedibile e abbastanza confusionaria, sei d'accordo? Dipende come vuoi giocare, se giochi con un 4-3-3 hai tre avanti che con i tempi giusti e poi se giochi con un 4-2-3-1 D'Ambrosio fin quando secondo me ha retto ha fatto bene, poi non so se ha tutta la partita, anche i nuovi è la prima partita, automaticamente manca di condizione in certi automatismi che quello che vuole, non si può dare nemmeno un giudizio sia positivo che negativo. Il Monopoli veniva anche da una vittoria fuori casa prima di Manfredonia, è stata più cinica, diciamo così. Sì, di categoria, ecco, diciamola tutta. Antonio, è vero quello che dice Franco, in particolare una difesa inedita, nuova di zecca, quella del Manfredonia. Anche è stato un handicap, se vogliamo, sì. Anche questo, sei d'accordo? Certo, l'uscita di Cuomo comunque ha scompaginato un attimo ciò che Cinque aveva in mente, l'entrata di Monti che comunque credo che diciamo non potesse dare subito quelle garanzie che la retroguardia manfredoniana si aspettava, cioè, c'è stata allora una serie di concause che hanno fatto sì che la partita si complicasse pur ribadendo che il Monopoli per i primi 70 minuti non ha avuto questi grandi meriti, diciamo la verità. Secondo me il Monopoli ha vinto la partita quando ha giocato da Monopoli, non farla, perché il mister De Luca è uno che è simile al mister 5, aspettano l'avversario più... Quando il Manfredonia voleva fare la partita, che la voleva vincere, l'ha vinto il Monopoli. Per usare, come si dice, per usare un parallelismo pongistico o tennistico, se vogliamo, se tu ti appoggi sulla potenza dell'avversario riesci a giocare in una certa maniera, se il tuo gioco è basato in questa maniera, aspetti le bordate dell'avversario e riesci a giocare molto bene, se invece sei tu che devi fare la partita, devi attaccare, se non sei un attaccante allora inevitabilmente la perdi, è così. Come si vede lo sport poi alla fine accomuna un po' tutti, no? Bene, è andata invece meglio a San Severo. A San Severo tu hai assistito, Matteo, a questa gara. Una gara probabilmente, come mi hai raccontato, non proprio bellissima, dove contava, e ci credo, cioè, molto il risultato. Esatto. Una vittoria a photo finish, tempo scaduto. Quello che interessava a San Severo era vincere. E l'ha vinto. Ma non è che abbia fatto tanto, perché guarda, il San Severo c'è anche lui il problema della difesa. C'ha due terzini che non giocano bene per niente, guarda, sono peggio di quelli del Manfredonia. Perché quelli del Manfredonia abbiamo due terzini proprio, sia Guidadamo che Sposta, veramente potrebbe fare almeno di giocare, possono stare a casa, possono stare tranquillamente, perché non si può giocare a quella maniera. Però ecco, adesso voglio saltare un po', dopo parlo di San Severo. Il mister 5, l'unico sbaglio secondo me può aver fatto, che non ha avuto in considerazione Cuomo che non era idoneo a giocare, quindi noi ci abbiamo giocato un cambio dopo 6 minuti, quando era prevedibile, perché se non stava bene non doveva giocare, quindi semmai lui stava in panchina e giocava un altro prima, perché questo è stato un rischio forte che ci ha messo in crisi, però a parte questo, fino al calcio di rigore noi abbiamo giocato bene, tutto sommato, non bene, abbiamo giocato, ma il fatto è stato che dopo quel rigore che i ragazzi sono un po' subito demoralizzati, quindi poi il secondo gol sempre colpa della difesa di Guidadamo, quindi. E poi il resto, perché la squadra ha perso, cioè la benzina aveva già finita comunque, stava in riserva.
quindi non avevamo più forza di riprendere, ed è uscito un monopolo che non è, come ha detto Antonio, non è che ha tanto è vero che per 70-80 minuti aveva chiaro. Poi dopo noi abbiamo perso, non ha vinto il Monopoli, okay. Noi abbiamo perso la partita. Il San Severo invece devo dire che la cosa bella è stato il risultato, che è 2-1 al 90, anzi più del 90esimo, nei tempi supplementari, però ha meritato la vittoria perché è stato superiore alla Puteolana. Bene, bene. Franco, commentiamo un po' questa classifica, inizia a spaccarsi in due, sei d'accordo? Sì, sono tre giornate, sono due giornate se non vado errato, più quella di riposo, che il Marcianise non fa punti. La Turis viene da molte vittorie consecutive, come il Taranto e qualche pareggio, ha pareggiato a metà pondo. Il Brindisi ha vinto due partite consecutive. Il Francavilla è la rivelazione proprio di questo campionato. Con i tre punti che ha perso con il Gladiator, era lì capolista del girone. E il Monopoli che viene da due o tre vittorie consecutive. E il girone di ritorno ha 9 in casa e 6 fuori, con molti scontri diretti in casa. Taranto ha un solo punto dalla vetta, Taranto è il prossimo avversario dell'Anfredonia. Io ripeterò all'infinito che il Matera fino adesso è la grande delusione di questo campionato. Intanto è rientrato Cosco. Vedi, non sanno, è rientrato, finito il girone di andata, la prima di ritorno, già si è avuto l'avvicinamento dei due allenatori, Cosco, Toma, Cosco, giocatori che vanno, giocatori che vengono. Soldi che vanno in fumo. E questa è la situazione. Ma ad oggi chi vedi maggiormente accreditata? Taranto? Oggi come oggi, penso la Turris, noi parliamo sempre nel momento, perché sì. Quello che ci dice il campionato in questo momento. La Turris e il Taranto sono quelle squadre che in questo momento stanno meglio delle altre. Antonio. Allora io vorrei segnalare una squadra che un po' di tempo fa avevo sottolineato, stigmatizzato come impossibilitata a fare un'impresa. Adesso cambio l'aggettivo impossibile in improbabile, ma non è detto che tra qualche settimana lo cambierò ancora in probabile, possibile e cosa fatta. Che è il Bisceglie. Il Francavilla è una realtà, come dice Franco, se non avesse perso quei tre punti sarebbe in testa. Il Bisceglie noi l'abbiamo battezzato come quando, mi ricordo a precisa domanda, il Bisceglie può rientrare? Io dissi no, non ce la fa più, era una cosa proprio un giudizio netto definitivo. Adesso vediamo che credo abbia fatto 4 vittorie consecutive, se non sbaglio, 3 comunque, benissimo, ha fatto una serie e di... domenica c'è Matera Bisceglie. E dove il Bisceglie può giocarsi una bella fetta di questo campionato e rilanciarsi alla grandissima. Però adesso dico, non è più impossibile, è improbabile. Però tra qualche settimana potrebbe diventare probabile. Allora salutiamo gli amici di Bisceglie che ci ascoltano in tanti. Per voi è riservata una grande sorpresa, ma non ve l'anticipiamo ancora. Franco, per quanto riguarda il Bisceglie, rinfrancato anche dai tre ex del Manfredonia. Che segnano tantissimo anche da Rienzo. No, il Bisceglie però la vedo ancora dietro ai stessi punti del Manfredonia. Infatti è improbabile, non è più impossibile. Dobbiamo vedere che cosa ci sviluppa il Bisceglie come nei film di guerra, no? C'è i vari stadi di pericolosità, Defcon 5, Defcon 4, Defcon 3, adesso sta man mano scalando. Sono d'accordo, Bisceglie farà un grandissimo girone di ritorno. Ma da bene che se il Bisceglie va a vincere la Matera, veramente è un... Bravo, esatto. Ecco, è qualcosa scatto. Di... Se va a vincere, secondo me, se va a vincere Matera, butta fuori Matera ha molte possibilità, cioè, è probabile veramente che va a vincere, perché la squadra che adesso c'ha il Bisceglie è la crisi che sta attraversando il Matera, non è, quindi la deve andare
se il Picelli va con l'intenzione di vincere, la può vincere, però non ha deciso di vincere, perché deve sfruttare la sua potenza con la crisi del Matera. Sarà una partita difficile sia da parte del Matera, perché il Matera in casa è una squadra che può vincere a chiunque. Sì, ma come sta messo adesso il Bicelli, veramente con questi elementi che ha preso? Tantissimi, a parte ha rifatto la squadra. I tre ex del Manfredoni, ma ci sono anche degli altri, che veramente il Bicelli è una squadra, ma adesso è da battere veramente il Bicelli. È fortissimo. No, secondo me, ti ho detto, oggi come oggi non si può parlare di un Bicelli che può lottare per vincere questo campionato, se vedi i numeri. Però un Bicelli avrà un girone di ritorno, vediamo, anche il Matera ha preso domenica, è sortito un altro grande, un altro giocatore che viene dalla C1, dal Barletta, che è Picci, capito? Prende sempre giocatori, però non, il Matera sta dietro, però anche stando dietro sta a 4 punti dalla prima, capito? Un campionato che non c'è quella... ravvicinato. Guarda che al Bicelli anche un pareggio andrebbe bene, eh? Sì, con questi incontri diretti, veramente. Come ha detto Antonio, è improbabile, però vediamo che cosa ci sviluppa. Io vedo la vittoria del Bicelli. Questo è un tuo pronostico. Saranno contenti gli amici bicegliesi, perché spesso e volentieri ci prendi, spesso e volentieri, ma poi ci sarà un colpo grosso a fine puntata, perché anzi a questo punto lo diciamo, dai, sveliamo il segreto, il mistero. Avremo in collegamento telefonico tra qualche minuto, davvero pochissimi minuti, l'astrologo Cosmo, che ci farà la sua previsione astrologica per gli amici di Bicelli, il 2014 del Bicelli Calcio. Ci ricorderà quali sono le previsioni del Manfredonia Calcio, e qui non sono tanto positive, almeno nella prima parte, e forse ce ne siamo già accorti, di quest'anno. Invece del Bicelli non sappiamo nulla, ma tra qualche minuto lui ci dirà tutto e di più sul Bicelli e calcio. Torniamo a parlare di calcio giocato, Antonio. È vigilia di Taranto Manfredonia, si giocherà sabato, diretta Rai Sport 1 alle 14:30. Sulla carta sembra non esserci proprio partita. Il pronostico è chiuso, la ribalta della Rai non fa altro che spronare comunque i giocatori a mettersi in mostra. Di conseguenza, chi è più abile e più preparato anche tecnicamente, tatticamente, cercherà di dare il meglio di sé, però ricordiamoci che in campo ci sono 22 persone. Il Manfredonia in altre occasioni è riuscito comunque a tirar fuori il classico coniglio dal cilindro, esprimendo un buon calcio, esprimendo comunque delle buone prestazioni. Apro una parentesi, nella partita Manfredonia-Monopoli, di fianco a me c'era un commentatore di Monopoli che comunque sia ha elogiato il Manfredonia e l'ha etichettata come una delle poche squadre che gioca al calcio. Bontà sua, eccesso di magnanimità al cospetto di una vittoria così debordante del Monopoli, non lo so. Comunque diciamo che gli occhi verso la squadra sipontina sono benevoli, per cui, ripeto, con la gratificazione della RAI entrambe le squadre si impegneranno al massimo, perché si sa, quando ci sono le telecamere si decuplicano anche le forze. Certo, è così. E allora finalmente ci siamo, è in collegamento telefonico l'astrologo Cosmo, che salutiamo. Buonasera Cosmo. Buonasera, ciao carissimo Stefano, buonasera. Allora, la situazione del Manfredonia è così? Ecco, per l'anno che praticamente è cominciato da pochi giorni, per il Manfredonia, come possiamo tranquillamente vedere dalla situazione astrale, avremo diciamo un anno un po' così, con dei lati positivi e diciamo qualcuno negativo. In che senso? Che praticamente almeno fino a giugno la situazione non è molto molto positiva, però con un certo coraggio la bilancia può riuscire effettivamente perlomeno comunque a stare diciamo nella sua classifica, nella serie. Per il prossimo
diciamo, semestre, quindi da giugno in poi, invece le situazioni miglioreranno. Questo perché adesso possiamo dire quali sono gli aspetti positivi. Avremo praticamente finalmente un giove positivo da luglio in poi, quindi vuol dire che il Manfredonia praticamente farà dei buoni acquisti, riuscirà a impostare un'ottima squadra per il prossimo campionato. Però questo campionato appuntamento guidato può effettivamente riuscire, diciamo, in certe giornate ad andare bene, in altre tanto domenica scorsa la cosa andava bene, però già domenica prossima non posso sbilanciare, però le cose miglioreranno rispetto a domenica scorsa. E questo perché praticamente avremo anche una situazione dal punto di vista della situazione dei calciatori, proprio dal punto di vista della, tanto della preparazione quanto proprio della loro attività fisica, non eccezionale. Però vi saranno delle giornate buone e delle altre, molte altre non buonissime. Però ecco, io ho visto che praticamente per il prossimo campionato le cose andranno molto bene e si spera molto nel prossimo campionato. Però quest'anno possiamo mantenerci diciamo, un qualche risultato positivo e qualche risultato che purtroppo sarà negativo. Questo per quanto riguarda appunto il Manfredonia. Benissimo, adesso invece entriamo nella previsione che riguarda il Biceglie. Ecco, il Biceglie a calcio, il Biceglie avrà una situazione, diciamo, opposta a quella del Manfredonia. Che cosa vuol dire? Che praticamente il Biceglie avrà, dal punto di vista proprio della preparazione e anche della salute dei calciatori, un ottimo, diciamo, un'ottima possibilità, almeno, diciamo, ottima fino al 5 marzo, cioè una situazione praticamente opposta. Cioè, fino al 5 marzo i calciatori saranno in ottima forma e riusciranno praticamente, questo Biceglie, che ricordiamo è del Toro, soprattutto terza decade, riuscirà praticamente in questi mesi ad avere un ottimo successo. Situazione opposta invece il prossimo anno, cioè il prossimo anno praticamente, il prossimo campionato, il Biceglie si sentirà molto, quindi deve impegnarsi molto in questi sei mesi, dove avrà ancora un giovane favorevole, perché dopo la situazione non sarà ottimale, perché c'è questo anche Saturno che gli si oppone nei prossimi sei mesi. Quindi riuscirà Biceglie però in una situazione, ripeto, opposta al Manfredonia, nel senso che in questi sei mesi sarà più favorito rispetto al Manfredonia. Ma prima riuscirà a recuperare benissimo negli ultimi sei mesi e il Biceglie al contrario avrà una situazione più negativa. Quindi vedremo un po' come si metteranno le cose. Grazie Cosmo, grazie del tuo prezioso contributo. E questa è la situazione del Biceglie. Va bene, ok, grazie. Tante belle cose. Grazie, allora abbiamo giocato un po'. Matteo, situazione diametralmente opposta a quella del Biceglie rispetto a Manfredonia. Biceglie alla grande fino a 5 maggio, guarda caso il campionato finisce un giorno prima, invece per il Manfredonia grande sofferenza, poi però una ricostruzione societaria, a quanto pare qualcosa succederà e ci sarà un inizio di campionato prossimo straordinario. Al contrario, Biceglie avrà difficoltà per il secondo semestre. Chissà, verificheremo, no? Quindi, allora, noi stiamo in crisi fin quando dura il campionato. E questo non ci piace. E questo non ci piace proprio. Invece gli amici di Biceglie nell'immediato saranno contentissimi adesso. E noi verificheremo, chiaramente. Io mi auguro che almeno stavolta azzeccassi per adesso, perché mi interessa proprio, perché per noi uno spiraglio sarebbe un pareggio. Beh, sarebbe però, un grandissimo risultato. Però, ma è assurdo. Ma comunque, siccome abbiamo il fattore che dice la palla è tonda, non si sa mai. Beh, non si sa, va sempre giù. Potrebbe anche succedere. Ma no, Antonio, che dici? Antonio no, non anticipa nulla, perché ogni partita ha la storia a sé. Sì, però, sì, sì, d'accordo, adesso facciamo anche un po' di ironia, però sappiamo benissimo che, cioè, come siamo adesso noi combinati, quindi a Taranto ci andiamo così, con la speranza di fare un pareggio, ma proprio una speranza, ma così, tanto per avere un po' di accanimento, ma non più di tanto, perché guarda, c'è una bella c'è un abisso di differenza tra il Taranto e attualmente tra Taranto e Manfredonia, mentre con la squadra che avevamo prima c'è da giocare. E adesso, come di consueto, affidiamo a Antonio Tasso il compito di illustrarci la prossima giornata. Inevitabilmente, lo abbiamo già fatto, si ricade sulla partita Matera-Biceglie, che costituisce il big match, la classica partita dal pronostico apertissimo 1x2, e quindi vedremo, seguiremo con molto interesse e molta curiosità gli sviluppi di questo incontro.
Poi abbiamo già parlato abbondantemente di Taranto Manfredonia, che è una partita ovviamente che ci interessa proprio da locali, e quindi come si è detto si incontrano due squadre con un animo completamente diverso, il Taranto lanciatissimo verso un primato che è praticamente a portata di mano, il Manfredonia invece alle prese con parecchi problemi che deve risolvere in poco tempo, e certamente la platea di Taranto, il palcoscenico di Taranto non è l'occasione migliore per risolvere, però come giustamente diceva Franco, ogni partita ha la storia a sé, scendiamo anche nei luoghi comuni che la palla è tonda e che quindi si gioca anche a porte chiuse. Certamente, quindi anche se penso che ci sia qualche notizia che vada in senso contrario sulle porte chiuse, probabilmente, vabbè, ma comunque sia, diciamo, sono queste due realtà che vanno ad incontrarsi. Un compito un pochettino, ma un filino proprio più facile, ce l'hanno altre squadre come il Monospolis contro il Mariano Keller, ma attenzione, perché il Mariano Keller è in grande spolvero, con la vittoria sul Matera certamente avrà recuperato orgoglio, entusiasmo e voglia di stupire ancora, e pertanto il Monospolis dovrà fare molta attenzione, anche questa è una partita da seguire molto attentamente, e anche la Turris contro il Gelbison non avrà vita facile, attenzione a non trascurare, a non sottovalutare queste squadre campane che al momento giusto tirano fuori la zampata, anche se la Turris sta facendo molto bene, però contro il Gelbison deve fare molta attenzione e non sottovalutarla, così come il Brindisi in casa del Gladiator, pur essendo la squadra lucana in grossa difficoltà, però il Brindisi deve fare anche molta attenzione in questo caso. Il Progenitor Marcianise ha l'occasione di rimettersi in sesto, rimettersi in corsa, e se la fortuna l'assiste anche a mettere qualche punto tra lei e le inseguitrici, perché il Real Metapontino certamente non è diciamo all'altezza del Real Marcianise, però attenzione, perché sono curioso di vederlo alla prova dei fatti, perché è una di quelle squadre che, ce lo insegna anche Franco, si è mossa molto sul mercato e pare anche bene, quindi è tutta una cosa da scoprire. E poi per concludere, Puteolana Francavilla, da una parte i campani che hanno mal digerito la sconfitta di San Severo, patita nei modi che sappiamo, e dall'altra parte c'è la rivelazione di questo campionato, quindi anche lì diciamo concretezza, voglia di esprimersi e voglia di recuperare, e invece la freschezza e la serenità di chi viaggia con il vento in poppa. Franco, ti aspetti che 5 cambierà modulo sabato? Questo non lo so, non lo so. Però al di là del modulo ci vuole una squadra determinata, sicura di sé e cattiva per fare i punti a Taranto. Bisogna andare anche di più del 100% in questo tipo di partite. Poi giocare all'Oia Comune, anche per i giocatori, viene uno stimolo in più. Penso che se va con la cattiveria giusta, sempre a livello agonistico, no? Perché no? Tanto il Taranto deve fare la partita, sono partite che tu hai tutto da guadagnare e niente da perdere. Non ha niente da perdere, è chiaro, il Taranto è nettamente favorito, non ci sono dubbi. Tenete presente una cosa, che questo Mister 5 veramente sta facendo, sono 2 mesi che fa i salti mortali per poter mettere su una squadra. Veramente chiediamo troppo dal Mister 5, perché ogni settimana è costretto ad inventare, che giustamente non si può scendere in campo, cioè una squadra non ben amalgamata, dal momento che deve cambiare tutte le settimane, tutte le domeniche. Poi per giunta, come se non bastasse, si mette pure il tavolo in mezzo adesso, che proprio è difficilissimo, quindi immagino la situazione. Quindi io non invito per niente la posizione di 5. Leggiamo allora il quadro completo della 19ª giornata. Grottaglie e San Severo, Gelbison Turris, Matera Biceglie, Monospolis Mariano Keller, Marcianise Real Metapontino, Puteolana Francavilla, Gladiator Brindisi, Taranto Manfredonia. Osserverà un turno di riposo il Real Vico. Ebbene Matteo, non ti dispenso da concludere la puntata con il pronostico di Taranto Manfredonia.
immaginiamo quale sia. Il cuore mi porto sempre a dire, dai. Comunque, devo dire uno scoop, devo dirmi una cosa. Non me la sento, comunque, di dire, cioè, io mi auguro un pareggio. Ma la previsione dice... Non la vuoi dire, non vuoi pronunciare quella parola lì, ho capito, va bene. Ti auguri un pareggio, diciamo, te la sei cavata alla grande. Bene, io adesso ringrazio voi che siete qui in studio, a partire proprio da te, Matteo Mancini di Puglia Calcio 24. A tutti, buonasera. Il DS Franco Ciuffreda. Buonasera, buonasera a tutti. Il nostro opinionista Antonio Tasso. Buonasera a tutti. Noi vi ringraziamo della cortese attenzione e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con A Bordo Campo, la Serie D a casa vostra. E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni, ma vincere non è che sono sempre i migliori. Noi prima siamo uomini e dopo giocatori. A questo aggiungi pure che la palla è rotonda, a volte soffia il vento in poppa ed altre volte ti affonda. Ci sono leggi e schemi, verticalizzazioni, e poi traverse e pali, e poi sviste arbitrali. E guardalo l'allenatore, da 50 anni appresso ad un pallone, su una panchina calda come il sole, e un freddo gelido quasi polare. Guardalo l'allenatore, a bordo campo pronto a cominciare, determinato nel voler cercare una vittoria che lo può salvare. Pacillo Casa Store, arredamento per interni ed esterni ed un grandissimo centro Euronics. 6.000 metri di esposizione di elettronica e di arredamento per tutti, tutto insieme. Pacillo Casa Store, sentitevi a casa vostra. Costruire la qualità con serietà e responsabilità. Ditrani è impresa leader nella ristrutturazione, costruzione e vendita diretta di nuovi immobili nella provincia di Foggia. Ditrani Costruzioni garantisce l'applicazione delle più moderne tecnologie, dal design alle rifiniture, dal giardino con area giochi alla raccolta differenziata e al risparmio energetico.